Buongiorno, benvenuti nel mio show. Mi chiamo Pepe. Oggi ho qualcosa di davvero speciale per voi. Una vera delizia internazionale. Guerra! Prepararsi per la guerra è un affare molto delicato. La prima cosa che dobbiamo fare è un po' di tensione piccante per mettervi il fuoco nella pancia. Allora, il primo ingrediente che ci serve è una provocazione pianificata. Le provocazioni sono ovviamente stagionali e suscettibili ai gusti personali, quindi posso suggerire qualcosa di simile a un golfo del tonchino marinato. Un vigoroso Pearl Harbor! E se ti stai annoiando, un trafficato 11 settembre. Poi lasciamo cuocere per un po' e prepariamo il nostro secondo ingrediente. Un satè speciale per dar vita al nostro possente piatto. I principali media. Senti già l'odorino della propaganda e la squisita ignoranza. Dopo aver fatto soffriggere per bene, siamo pronti per aggiungere il nostro ultimo e più importante ingrediente. I deliziosi soldati. I soldati più stagionati tendono a crescere nelle zone più povere, nelle aree rurali del mondo, spesso con un'istruzione limitata. È bene prenderli all'età di 18-19 anni, perché i loro cervelli sono molto immaturi e da leccarsi i baffi. Perfetti per partecipare nel nostro pranzo di guerra. Mischiamo il tutto. Magari aggiungi qualche conservante come il patriottismo, non troppo, fanatismo e ovviamente la nostra specialissima salsa segreta. Ok, adesso è pronto, è arrivato il momento che stavate aspettando. Voilà! Vi presento la più grande leccornia internazionale di tutti i tempi, la guerra. Buon appetito!